Oggi sono tanti, ma anche belli, positivi messaggi che riceviamo da quello che stiamo per vivere, da quella parola che abbiamo ascoltato. Mi rendo conto, data la situazione e le tante cose belle che dobbiamo fare, di poterle semplicemente annunziare, richiamare, in modo tale che poi ciascuno di noi le possa rivivere, rimeditare nella sua vita. Innanzitutto stiamo per inaugurare, stiamo per aprire, stiamo per realizzare un sogno che però è partito dal basso, perché è partito da voi, è partito da noi, è partito da quel senso comune, dal popolo santo di Dio, da quel desiderio, quella coscienza, per cui fino a quando ognuno sogna per sé non si realizza nulla. Ma quando ci svegliamo, ci dedichiamo tutti allo stesso sogno, ecco la realizzazione. Ecco, tante volte la necessità, il problema, la difficoltà, la mancanza di fondi, ecco, può diventare una risorsa, e questo è un esempio in cui appunto, invece di rimanere paralizzati, invece di aspettarci dall'alto o da altri di fare qualcosa, ecco, questa comunità si è data da fare. Ed è chiaro che oggi, ecco, voi consegnate, ecco, una ricchezza alla comunità, a questa città, ma anche, ecco, voi, come dire, donate un esempio di come si possano risolvere, dopo aver affrontato i problemi, anche quelli più difficili, anche quelli che oggi sembrano impossibili. Poi vi dicevo, oltre a tutti questi messaggi legati appunto a questa gara di entusiasmo, di generosità, che ha portato a questo splendente e bel risultato, ci sono anche delle indicazioni molto pratiche che riceviamo dalla parola di Dio. Innanzitutto, il popolo santo di Dio mostra che quando si vuole iniziare un riscatto, una ricostruzione, quando si vuole fare sul serio e da capo, non bisogna iniziare chissà da dove. I cristiani, il popolo santo di Dio, ha iniziato sempre, ecco, dal tempio, dall'altare. Ecco, quando ritornarono dalla schiavitù di Babilonia, il popolo vide il tempio deserto, distrutto, allora si misero, ecco, si sbracciarono e incominciarono, ecco, ascoltando la parola, edificando l'altare, il tempio, esattamente quello che è stato fatto. Da qui ci auguriamo che possa nascere quel riscatto per davvero, ecco, bello, che tutti ci aspettiamo, ecco, per iniziare. Ecco, noi cristiani sappiamo che se non partiamo, non ripartiamo da Dio, che abbiamo sentito è pietra angolare di ogni vera, autentica costruzione, fatichiamo inutilmente, perché se il Signore non edifica la casa, la sua e la nostra, non edifica la società, ecco, noi fatichiamo in vano, oppure ci bisticciamo, oppure la facciamo diventare, ecco, una giungla, ecco il grande messaggio. Poi vi dicevo, a questa esperienza oggi l'Apostolo San Pietro ci ha detto che tutti siamo coinvolti, perché Gesù Cristo non lascia nessuno a spasso, ecco, ci coinvolge e ci dice che in questo edificio, in questo sforzo, tutti possiamo essere edificati. Lo sapete, ecco, ci vuole sempre un direttore d'orchestra perché ognuno possa suonare e fare armonia, perché anche se uno sa suonare ma suona per conto proprio, anche la migliore orchestra senza un direttore fa semplicemente, ecco, tanto rumore ma anche tanto stridore per le nostre orecchie. Bene, oggi, ecco, San Pietro ci ha ricordato questa grande verità: attorno all'unica pietra angolare, Cristo Signore, si edifica, ecco, un'autentica convivenza umana, perché ci accorda, perché ci smussa, perché ci dà per davvero, ecco, il là, in modo tale che tutti possiamo cantare sulla stessa nota invece di andare ognuno per i fatti propri. Quindi questo messaggio mi sembra estremamente positivo. Un ulteriore messaggio lo riceviamo dal Vangelo. Quello che oggi è un traguardo, fratelli e sorelle, si deve trasformare in un nuovo punto di partenza, perché non è che edificando o riaprendo la chiesa siamo arrivati. Bisogna riedificare la comunità, bisogna riedificare la parrocchia, cioè il vissuto, e quello forse è un po' più lento, un po' più faticoso, quello ha bisogno dei tempi lunghi, ha bisogno di una generosità, ha bisogno di conversione, di cambiamento profondo. Per questo il Signore ogni volta il suo popolo rischiava di fermarsi al tempio, a questo o quello, lui avviava, proclamava, indicava un suo superamento.
né su questo tempio né a Gerusalemme si adorerà per davvero Dio, perché Dio si adora in spirito e verità. E qui inizia, vi dicevo, un nuovo cammino, far sì che questo non sia soltanto un bel luogo, ma questo sia un luogo bello in cui ci sia una comunità bella, significa che viva di comunione, di armonia, di intesa, insomma che viva attorno alla parola del Signore, che viva attorno all'Eucaristia, all'altare che qui rappresenta appunto il fulcro anche visivo, ecco, del convergere di questa chiesa materiale, lo sia anche del convergere della nostra vita. Come vedete, ecco, questo Dio è sempre capace di darci lavoro nuovo, di aprirci nuovo impegno e nuova. Ecco, per questo lavoro che posso fare, e come siamo stati capaci, come siete stati capaci di questa bellissima realizzazione, adesso ecco, non fermatevi, adesso non dormiamo sugli allori, adesso riprendiamo il cammino e costruiamo davvero la comunità, in modo tale da essere esempio, ecco, di laboriosità, ma anche di essere esempio e modello di comunione, di intesa, di solidarietà, di aiuto, di incoraggiamento, di sostegno, di fiducia, di positività, di ottimismo, cose tutte che oggi ci vogliono in un tempo, in un momento in cui tutti, ecco, facciamo fatica non soltanto ad intravedere luci, soluzioni, ecco, respiro per questo nostro tempo così in affanno. Allora ci auguriamo che per davvero questo momento possa essere di incoraggiamento a tutti, che possiamo andare avanti con fiducia e con speranza, perché l'abbiamo sentito, chi pone la sua fiducia nel Signore non resta deluso, non resta mai confuso, e dinanzi alle difficoltà e alle prove della vita trova un'altra sorgente, trova un'altra forza per andare sempre avanti. Allora l'augurio che ci facciamo tutti reciprocamente è che per davvero possiamo crescere in piena statura umana e spirituale in Cristo Gesù, nostro Signore e nostro Salvatore. E questa è la Chiesa di Sua Madre, di Maria Immacolata, la quale, ecco, insegna a tutti noi appunto come accogliere, conservare, custodire, far crescere e far maturare Dio nella nostra vita, che poi non è una cosa astratta, significa come possiamo accogliere la sua parola, cioè dire un messaggio diverso da tanti nostri pensieri, come possiamo essere accoglienti dell'altro, che sono i fratelli, che alcune volte rispondono e non corrispondono alle nostre attese, al nostro modo di volerli o di aiutarli, ma ecco l'altro diventa, e Maria ci insegna tutto questo. Allora, sotto la guida saggia di Maria, che poi dinanzi alle prove o quando la vita si inceppa ci dà una sempre la stessa soluzione. Alle nozze di Cana e finisce il vino, il rischio che finisca la festa, che tutto acquista un altro volto, fate quello che egli vi dirà. Bene, nel seguire l'indicazione che il Signore offre a ciascuno di noi, noi sappiamo che ci sta lì la soluzione vera, quella che per davvero risolve i problemi e quello che per davvero fa sì che la grande festa della nostra vita non finisca mai. Quindi auguri a tutti, perché questo sia semplicemente una tappa e ci possiamo mettere in cammino per costruire oltre la Chiesa e dentro la Chiesa la vera comunità dei figli di Dio, che si amano come fratelli e si rispettano come amici.